Ben ritrovati, quest'oggi a Spazio Città facciamo il punto della situazione politica di Andria. Come è noto, di recente il sindaco Giorgino ha nominato una nuova giunta, una giunta politica che ha superato la giunta tecnica che Giorgino aveva nominato a inizio consiliatura quando, verificata la difficoltà a trovare un punto d'incontro tra le forze politiche, ruppe gli indugi e decise di fare una giunta tecnica. È una cosa che è accaduta a molti sindaci del territorio, tutti quanti inevitabilmente dopo un certo periodo hanno segnato il passo, sono trovati nell'esigenza di un cambio. La cosa è avvenuta puntualmente anche ad Andria, già sul finire dello scorso anno erano cominciati i mal di pancia, erano cominciate le richieste di un nuovo esecutivo. Insomma, facciamola breve, c'è stata una trattativa, alla fine è stata varata la nuova giunta. Nuova giunta che però, anziché rafforzare la coalizione, come era nell'auspicio di tutti, in realtà sembrerebbe averla indebolita perché sono nate delle polemiche interne alla coalizione anche molto forti. E allora abbiamo deciso di parlarne per verificare qual è la salute della maggioranza alla luce degli ultimi accadimenti. E lo abbiamo fatto invitando quattro esponenti, tutti del centrodestra, ma che rappresentano delle diverse sensibilità della maggioranza, perché poi il dibattito è interno tutto al centro-destra. È evidente che poi torneremo sull'argomento invitando, come è nostra abitudine, diciamo, i consiglieri di opposizione nei dibattiti, così come è tradizione di questa trasmissione. Ma nella discussione di oggi abbiamo preferito ascoltare Gianluca Grummo, che è neo assessore ai lavori pubblici ed altro ad Andria, ma che diciamo è qui come rappresentante di Forza Italia, uno dei partiti contenti dei nuovi assetti. Giuseppe Chieppa è invece consigliere comunale di Andria. Possibile, che è diciamo indirettamente coinvolto nella polemica per aver determinato una situazione che poi insomma andremo ad analizzare. Francesco Lullo, consigliere comunale di Conservatori e Riformisti, invece rappresenta quelli proprio scontentissimi, lo hanno fatto pubblicamente con un documento anche molto duro, una polemica con il sindaco che non si è certamente sopita. Abbiamo anche invitato, ma non è ancora arrivato, non sappiamo se arriverà, diciamo, lui si muove così con molto comodo, Benedetto Misciscia, consigliere comunale di Noi con Salvini, che è un'altra delle una forza politica, diciamo, che ha anche fatto delle osservazioni proprio su quella che è la composizione della giunta. Allora, fatta questa lunga premessa, io voglio partire proprio da Francesco Lullo. Che cos'è che contestate? Voi avete contestato al sindaco che è stato nostro ospite, abbiamo parlato di questa nuova giunta, ha dato delle risposte, diciamo. Le tesi sono contrapposte, nel senso che voi dite c'è stato un percorso non condiviso, il sindaco dice di averlo condiviso, voi parlate di documenti traditi, il sindaco dà delle giustificazioni. Allora, come stanno le cose per conservatori e riformisti? Grazie Roberto, grazie che mi dai la possibilità di chiarire questa situazione, di esporre anche ai cittadini le cose così come sono realmente andate. Ringrazio anche i miei due colleghi perché chiaramente non ho diciamo, alcuna preclusione sulla persona, ma sul metodo. Ed è un problema politico e non è un problema, diciamo, di tipo personale.
Fermo restando che conservatori e riformisti non ha chiesto più poltrone rispetto a quelle che diciamo, erano stabilite come da accordo politico. Il problema risale comunque dalla campagna elettorale. Si fa la campagna elettorale nel centrodestra. Io ero candidato con una lista che Andre Movimento, lista espressione del sindaco. E durante la campagna elettorale il sottoscritto già avverte qualcosa che non va. E quindi inizio già ad avere alcuni problemi subito dopo la campagna elettorale con il mio gruppo. Cos'è che non andava? Situazioni che si erano create all'interno del gruppo di Andrea Movimento, che comunque rinveniva comunque da un percorso politico già effettuato nei 5 anni precedenti con Andrea 2010, e c'erano delle situazioni che si erano create tra gruppi di persone che si erano uniti e andavano diciamo in una direzione, ed altre persone che erano state escluse dall'andamento della campagna elettorale, subito dopo la campagna elettorale chiaramente il sottoscritto va dal sindaco dicendo che avvertiva questo senso di disagio di far parte di questo gruppo, e quindi stava cercando di valutare l'ipotesi di approdare in qualche altro gruppo consiliare. Ma avevo anche dentro me stesso la volontà di far parte di un partito politico, anche perché venivo da delle liste civiche, in modo per avere una crescita personale e politica sulla mia persona. E quindi inizio il mio percorso andando comunque a dei partiti, no? Si erano già affacciati chiedendomi insomma di poter avere un percorso condiviso sia con la lista di movimento di Noi con Salvini e sia con la Meloni, che ho avuto un incontro a novembre 2015 a Bari. Dopodiché, chiaramente, ecco perché le spiego anche il mio percorso qual sì, è stato. Solo diciamo che il percorso suo. Perfetto, arrivo al dunque. Dobbiamo parlare di conservatori riformisti. Perfetto. All'indomani, no, questo per spiegarle che non ci sono stati cambiamenti di casacca dovuti al discorso di poltrone, ma cambiamenti di casacca, se così vogliamo dirli, o perlomeno scelte diverse dettate da queste situazioni. All'indomani della giunta tecnica, quindi giugno 2015, dopo 27 giorni, se non erro, dalla proclamazione del sindaco, il sindaco fa la giunta tecnica in quanto le forze politiche non trovano un accordo condiviso. A luglio 2015 le forze politiche, all'indomani della giunta tecnica, firmano un documento dove si sottoscrive in questo documento che un po' la ripartizione dei vari assessorati in base chiaramente ai risultati che sono usciti dalle elezioni. E in questo documento era previsto, e quindi questo andava incontro alle esigenze di tutti i partiti e dei movimenti politici, che laddove c'era erano stati attribuiti 4 consiglieri, andavano 2 assessorati, allora c'erano 2 assessorati e così via. Nelle liste in cui c'era un consigliere espresso non c'era alcun assessorato. Questa distribuzione chiaramente era stata sottoscritta e condivisa da tutti i consiglieri, da tutti i gruppi, dalle forze politiche di maggioranza. Cosa succede? Succede che dopo un lungo percorso, dopo le pressioni da parte di qualche consigliere, si arriva a marzo 2016, dove molti consiglieri andavano a premere perché il sindaco non cercava ancora di prorogare, di procrastinare ancora questa situazione qua, e chiaramente si convocano tutte le forze politiche di maggioranza e si fanno delle proposte che erano già state concordate in altri luoghi, come sempre avviene, e Corro non era mai stata tenuta in considerazione, fermo restando che il sottoscritto in Conservatori e Riformisti fino a marzo 2016 non ci aveva messo piede, quindi non avevo avuto alcun contatto con Conservatori e Riformisti. Quindi a marzo 2016 il sindaco chiede alle forze politiche di dare dei nominativi da parte delle forze politiche, in modo che lui potesse valutare eventualmente di comporre una giunta politica. È chiaro che, se facciamo un passo indietro, la nomina del Presidente del Consiglio, per esempio, è stata fatta sulla base dei numeri, dei voti, e non sulla base di altri requisiti.
E quindi si è seguito anche il criterio dando quei nominativi, anche seguendo una graduatoria all'interno del... Tant'è vero che sono stati dati come nominativi proprio i primi degli eletti. E quindi si è seguito questo criterio qua. Sì. A mio avviso sbagliato, però è un mio punto di vista. Dopodiché si arriva a, non più tardi di qualche settimana fa, dove per tramite della stampa, dei siti, eccetera, veniamo a sapere, o perlomeno confermano le nostre voci che erano arrivate, sul discorso degli assessorati, sulle attribuzioni delle deleghe, cioè non siamo mai stati coinvolti, perché aspettavamo comunque un coinvolgimento da parte di tutta la maggioranza per poter discutere anche dei vari ruoli, delle varie... Lullo, io voglio capire, il motivo di scontentezza di conservatori e riformisti qual è? Vi toccava un assessorato e avete avuto un assessorato. Il nome dell'assessore lo avete indicato voi, l'avete indicato perché vi piaceva assai perché c'era un criterio da seguire, eh? Non entriamo nel merito, ma lo avete indicato. Poi diciamo, in retroscena li conosciamo, se lei stesso è stato lungamente in ballottaggio per essere indicato come assessore. Comunque, l'assessore avete chiesto, un assessore avete avuto. Qual è il problema? Non vi piace la delega? Assolutamente no. Il criterio... voi avete indicato... Il nome indicato si è seguito con il criterio a scorrere il discorso del più suffragato. Quindi fermo restando che il primo consigliere aveva voi rinunciato... Voi avete indicato Pietro Sgaramella come assessore. E rimane quello. Ha avuto la delega alle attività produttive. Sì. Non vi piace quella delega? Assolutamente, qui non stiamo mettendo in dubbio né la persona né la delega. Qui stiamo mettendo in dubbio un discorso politico. È stato firmato, sottoscritto un documento dove c'era un'equa distribuzione politica, quindi anche degli equilibri in Consiglio Comunale e in Giunta. Questi equilibri sono venuti meno dopo l'operazione che è stata fatta prendendo un consigliere da una lista che esprimeva un solo consigliere. Quello è un problema. Quello è un problema che adesso andiamo a discutere. Quindi voi sollevate. Posso aggiungere un'ultima cosa? Se ne siamo a 12 minuti molto, di trasmissione. Molto brevemente, perché ho dimenticato anche quest'altro passaggio. A dicembre 2015 c'era stata ed avanzata, e questo il sindaco non l'ha detto in trasmissione, adesso lo rimarco io. C'era stata l'ipotesi, e questo anche per andare incontro al sindaco e a tutta l'amministrazione, che due liste, che era Oltre Conflitto e quella di Andrea in Movimento, facessero un patto federativo dove indicavano il sottoscritto come persona eventualmente disponibile ad accettare l'assessorato, e il sindaco, e non solo il sindaco, disse che non era possibile fare questa operazione qua in quanto si alteravano gli equilibri politici. E quindi, fermo restando che abbiamo preso atto di questa situazione, abbiamo fatto un passo indietro e non abbiamo fatto più questa operazione. Dopodiché, a distanza di qualche mese, si fa la stessa operazione con altre due liste, e in quel caso non si alterano gli equilibri politici. Ricapitoliamo. Motivi di contestazione sono evidentemente la delega che viene data al vostro assessore. Assolutamente no. Assolutamente no. Allora, voglio dire, non ci sono problemi né con l'assessore né con la delega. Lullo, non ci sono qui ci problemi. Dobbiamo far capire che cosa è successo. Allora, cioè, non andiamo dietro i bizantinismi. Voglio che venga fuori una posizione chiara. Il problema qual è? Il fatto che c'è una lista con un solo consigliere che ha avuto l'assessore? È questo il motivo di contestazione? Che cos'è che non è stato condiviso? Probabilmente non sono stato chiaro e rimarco e ripeto la situazione. Novembre, dicembre 2015, due liste avevano proposto all'amministrazione di federarsi il sindaco diceva di no, dicendo che si alteravano gli equilibri della... Allora io voglio capire, a distanza di tre mesi, che cosa è cambiato se due liste si uniscono e cambiano anche gli equilibri? Allora, è questo il motivo del vostro dissenso? C'è questa disparità politica. Il motivo per cui è politico. Il motivo è politico. Allora, conservatori e riformisti non sono mai stati coinvolti in questa Allora, il motivo per cui
voi addirittura vi dichiarate liberi dai vincoli di maggioranza, perché è un'affermazione importante, e che non sono stati rispettati i criteri stabiliti nell'accordo di luglio 2015, è una contraddizione tra ciò che voi avevate chiesto a dicembre e ciò che è stato fatto successivamente. Allora, il sindaco dice in questa trasmissione, ora non sto avvalorando una tesi, sto riferendo, sì. Dice: io nella ripartizione dei posti in giunta non mi interessano le migrazioni che ci sono state tra i partiti, tengo conto, e qui conferma quello che dice Lullo, devo tenere conto di quello che è il risultato elettorale. Ragione per cui, se un partito ha eletto 4 consiglieri, anche se adesso ne è restato uno in consiglio comunale, io considero come se fossero 4. Perfetto. Va bene, questo era il ragionamento. E dice: nel momento in cui però Andrea Possibile, che ha 2 consiglieri comunali a cui spettava l'assessorato, rinunzia, io devo andare per forza di cose a scalare, e quindi ho dovuto dare l'assessore alla più suffragata delle liste con un solo consigliere. Conservatori e riformisti contestano questo passaggio perché dicono: è come se si fosse creata una federazione tra Andrea Possibile e com'è che si chiama? Nuovo. E Andrea Nuova. Quella federazione che a dicembre è stata negata a noi e ad Andrea in movimento. Come stanno le cose? Vi siete federati? Perché no. Avete rinunziato all'assessorato? E quindi voi, lei in questo momento, Chieppa, rappresenta il capro espiatorio. Guardi, non diciamo, in questo momento, sono quasi 2 mesi, come dire, siamo al centro dell'attenzione degli altri partiti. Allora, innanzitutto grazie, perché io veramente sono 40 giorni che nomino sempre la nostra scelta e nessuno ci ha mai chiesto: ma perché l'avete fatto? Te lo chiedo io. Ok, perfetto. Allora, noi alla scelta di declinare l'invito del sindaco ad entrare in giunta, anche sulla base, sulla scorta del documento firmato subito dopo, a luglio 2015, c'era una votazione politica, che era la stessa che noi avevamo fatto appunto a giugno del 2015, quando noi eravamo la forza politica che aveva concordato col sindaco la scelta della giunta tecnica. Perché secondo noi, facendo una valutazione globale tra quelli che erano gli equilibri in Consiglio Comunale usciti dalle elezioni e quella che era oggettivamente, e in parte ancora oggi, la situazione economica e finanziaria del Comune di Andria, avevamo molte perplessità rispetto alla possibilità di partire da subito con la giunta politica. Abbiamo detto al sindaco che probabilmente sarebbe un arco di tempo medio-lungo poter cercare di mettere un attimo i conti in ordine, di avere una prospettiva di risanamento e dopo ripartire, diciamo, con l'azione politica di tutta la maggioranza. Il sindaco in parte aveva concordato questa scelta, tant'è vero che avevamo fissato, come dire, l'appuntamento con la giunta politica al dopo l'approvazione del bilancio di aprile, che poi è slittato di qualche giorno, 2016. Questa era la decisione, come dire, politica di base da cui ci siamo mossi. È chiaro che in questo poi ha avuto, come dire, un aspetto importante è stata anche la possibilità di far entrare in giunta, scalando appunto, perché non entrando noi, la prima lista da ripescare era Andrea Nuova. Il fatto che Andrea Nuova avesse indicato come possibile scelta la persona di Luigi Del Giudice. Cosa voglio dire? È chiaro che se da Andrea Nuova fosse arrivata una scelta diversa, non lo so, anche di un esterno praticamente collegabile a loro, probabilmente noi avremmo fatto scelte diverse noi. Però quindi, diciamo, con alla questo base lei avvalora alla base ciò nostra... che dicono è che non no. è... Non sono in due scelte no. indipendenti, ma c'è un accordo in piedi tra voi e Andrea Nuova. No, non tra le liste. Le spiego, vado anche oltre. Perché in realtà poi l'obiettivo politico, valorizzando le figure, non solo quella di Luigi, ma anche quella per esempio di Gianluca, quella di Paola, Albo, di Michele Lopetuso, l'obiettivo era quello di portare quanti più quarantenni possibili, quanti più giovani possibili in giunta. Perché questo vale anche per te, te lo sai e te l'ho detto, per favore, Francesco. In realtà noi abbiamo anche un obiettivo politico,
Noi siamo arrivati ad amministrare questa città 6 anni fa, dove quasi nessuno di noi aveva un'esperienza amministrativa diretta. C'erano i consiglieri uscenti che hanno fatto opposizione per tanti anni, che conoscevano meglio la macchina amministrativa, ma molti di noi erano assolutamente neofiti rispetto alla macchina amministrativa. I primi 5 anni sono stati importanti. Io ho avuto la possibilità di fare l'esperienza personale, altri colleghi con me hanno avuto l'esperienza di fare per la prima volta l'esperienza assessorile, e si è iniziata a formare una classe dirigente. Oggi, secondo noi, è importante dare questa possibilità a quante più persone possibile, ad ampliare il raggio di competenze all'interno della maggioranza, perché noi vorremmo governare questa città anche in un prossimo futuro, al di là di quelli che oggi possono essere, come dire, i maggiorenti esistenti. E può essere questa un'aspettativa legittima per il futuro della nostra classe. E allora noi, la scelta prioritaria era quella di dire: ok, permettiamo la giunta della formazione della giunta politica, e in questo c'è stato quindi un sacrificio, perché poi è chiaro che anche all'interno della nostra lista abbiamo dovuto concordare, perché è chiaro che c'è qualcuno che non è entrato a fare il consiglio comunale, cioè, ma noi abbiamo fatto una scelta che è puramente politica di prospettiva. Il caso ha voluto che in quel momento la prima della lista fosse Andrea Nuova, ma il punto è che l'accordo non è politico. Ma voglio andare oltre, così no, proprio lo spieghiamo. Io non sono la vostra controparte, io sono qui a fare delle domande, certo, e a cercare. Però diciamo, lei ha fatto l'assessore nella passata consigliatura, quindi diciamo, come esperienza ci siamo, come età anche, visto che ha parlato, dice, volevamo portare i quarantenni. L'assessore poteva farlo lei. Se poi io non so se questo avrebbe scombussolato gli equilibri interni del vostro partito, se si trattava di rispettare i criteri, l'assessore poteva farlo. Cioè, guardi, dottore, sensazione che si è dato un assessorato in appalto, anzi in subappalto. Lo posso capire che la sensazione sia quella, ma in realtà, ripeto, la prospettiva è di più ampio respiro. Posso essere ancora più esplicito, così ci capiamo? Sì. Quando si parla di alterazione degli equilibri è perché si presuppone che con questa operazione si sia data forza a una parte della maggioranza che, come dire, si riconosce nella figura del consigliere regionale Marco. Posso dire che non è così? Nel senso che non era questo l'obiettivo, e non è questo l'obiettivo personale. Cioè, a me di questo aspetto interessa poco quanto nulla. Non è questo il punto. E chi ha cambiato gli obiettivi, chi ha cambiato gli equilibri? Non siamo stati certo noi, perché io ricordo che più oltre Confitto, Cor, sono passati da 2 consiglieri a 4. La lista noi con Salvini è passata da 1 consigliere a 2. Con quei numeri, con 6 consiglieri, hanno preparato un documento antecedente a quello poi dopo dell'uscita, in cui si dichiaravano, come dire, attenti a singoli provvedimenti, in cui chiedevano anche di discutere nel merito la delega alla luce dei nuovi equilibri in Consiglio Comunale. L'hanno messo per iscritto loro. Ma non abbiamo chiesto poltrone, non sono state chieste poltrone. No, assolutamente. Noi però sulla delega abbiamo trattato politica alla luce dei nuovi equilibri, ammettendo che hanno cambiato, le forze del Consiglio. E certo, ma anche raddoppiando i numeri e quindi andando a cambiare di molto la geografia politica del Consiglio Comunale. Tutto bene, signora la Marchesa, voi siete contenti? Devo dire, il centrodestra furbescamente nella passata consigliatura e devo dire anche questo primo anno della seconda consigliatura Giorgino è sempre riuscita a mascherare quelli che sono i suoi malesseri interni. Diciamo, questa è la prima volta che viene fuori una discussione di carattere politico diciamo in modo ufficiale, e in Consiglio Comunale i numeri sostanzialmente non sono mancati mai, cioè si è sempre riuscita a tamponare, a differenza di quelli del centro-sinistra che sono notoriamente più fessi e che diciamo durante la consigliatura Zaccaro hanno fatto un massacro, no? Cioè si insultavano sui giornali tutti i giorni in Consiglio Comunale, cioè è stato un avant spettacolo che non abbiamo dimenticato. Loro le coltellate se le davano nelle segrete stanze, in Consiglio Comunale non ha passato di nulla. Adesso però forse per la prima volta c'è il rischio che i numeri in Consiglio Comunale possano scricchiolare, perché se la posizione di Cor, cioè di Conservatori e Riformisti, dovesse permanere, dice, noi siamo liberi dei vincoli di maggioranza
e valuteremo i provvedimenti di volta in volta. Loro sono quattro consiglieri, in realtà diciamo che quel documento è stato sottoscritto da tre consiglieri, ma comunque diciamo adesso almeno bisogna stare attenti a qualche raffreddore in più, diciamo. Cioè da due, uno subentra stasera. Sì, non è ancora titolato, è sottoscrittore comunque. Allora, innanzitutto ringrazio. Sazio lo mio corpo, contenta la mia famiglia. O come Forza Italia e altre forze. Pensate di cercare di risolvere le problematiche come? Assolutamente, io penso che invece dare spettacoli come in passato è stato fatto non sia una bella cosa, non è una bella cosa per chi fa politica, ma soprattutto penso che non sia bello, diciamo, da digerire a chi invece spesso deve subire quelle che sono certe questioni partitiche e politiche. Io penso che siamo stati tutti quanti eletti per svolgere il nostro mandato al meglio e quindi a volte certe discussioni logorano, piuttosto non appassionano i cittadini, piuttosto li allontanano. E io rispetto a questa situazione qui voglio dire soltanto alcuni aspetti, visto che un po' la storia è stata ricostruita, però probabilmente qualche passaggio non è stato ben raccontato. Parto da tre elementi principali. Il primo è il documento sottoscritto da tutte le liste l'indomani delle elezioni nel luglio 2015, dove comunque in maniera chiara e netta si spostava appunto la formazione della giunta subito dopo. Ci si confrontava sulla questione della giunta politica e praticamente la giunta politica veniva appunto fissata subito dopo l'approvazione del bilancio, cosa che poi insomma è avvenuta. L'altro passaggio importante è l'aspetto invece che nel momento in cui si è deciso di affrontare la questione relativa alla giunta politica sono stati avviati una serie di incontri di maggioranza alla presenza del sindaco, in cui lo stesso partito dei conservatori e riformisti è sempre stato invitato e ha sempre presenziato, anche con il segretario cittadino. Parecchi incontri in cui si è cercato di trovare spesso un accordo, non tanto sul metodo, perché comunque sia ogni partito aveva la possibilità di indicare due nominativi, quanto appunto sulle deleghe e quant'altro. Tant'è vero che proprio all'indomani di un incontro in maggioranza, lo stesso partito dei conservatori e riformisti indicò con una certa insistenza appunto la volontà precisa di evocare a sé una delega che era quella appunto delle attività produttive, cosa che poi è stata effettivamente ricoperta. C'è una contraddizione in tutto ciò, perché nel momento in cui è stata fatta appunto la giunta politica, ufficialmente il partito dei conservatori e riformisti ha indicato con una certa precisione il consigliere Sgaramella a ricoprire tale incarico. All'indomani di una nomina di un assessore e quindi tra virgolette una accettazione di quelle che erano appunto gli accordi di maggioranza, esce fuori un articolo in cui appunto si mette in discussione questa quadra che era stata appunto fatta all'interno del partito e quindi questa accettazione anche del nominativo dato, dicendo appunto di sentirsi liberi dal vincolo di maggioranza. Allora, non possiamo un giorno diciamo accettare e quindi sposare un po' la ratio che è stata messa in campo nella formazione della giunta con tanto di delega e quindi anche con designazione ben precisa e poi il giorno dopo diciamo essere in disaccordo su cosa non lo riusciamo a percepire, tanto più i cittadini. Tra l'altro un documento firmato non da tutti i consiglieri, bensì il consigliere Miccoli, come lei ha ricordato, non ha firmato quel documento, per cui a mio avviso diciamo non è una posizione totalmente diciamo che esprime totalmente il pensiero dei conservatori riformisti, ma di una parte. Tu non fai parte dei conservatori riformisti, non puoi affermare questo, in quanto in una riunione dei conservatori riformisti è esattamente il contrario di quello e che tu dici. E come mai il consigliere Miccoli poi il consigliere non ha Miccoli firmato? Era in disapprovazione, in disappunto su quel documento, come consigliere Miccoli, una persona rispetto okay, comunque, a tutti i conservatori. Ok, comunque io non ho interrotto, per cui preferirei non essere interrotto. Eh sì, però se dici le cose che non corrispondono a vero, allora mi ti devo. No, io la cosa che dico, Francesco, è questa.
noi siamo una maggioranza, sì, ed essendo una maggioranza, essendo anche una coalizione ben precisa, dobbiamo anche, certo, cercare di essere chiari soprattutto tra di noi per poter trasmettere questa chiarezza, certo, anche ai cittadini che ci hanno, ricordo, ci hanno votati per governare questa città, certo, cosa e non che per essere messi da parte. Assolutamente, io penso, okay, che la presenza di consiglieri comunali in aula e la presenza in giunta di un assessore in capo ai conservatori riformisti non è sicuramente un mettere da parte, anzi, sì, è una... Allora, se probabilmente voi non riconoscete nel consigliere, nell'assessore Sgaramella la massima espressione, no, del vostro partito, questo è un problema. No. Però io penso che è stato un segretario cittadino dei conservatori riformisti che ha chiaramente presentato il nome al sindaco in accordo con quella che è la vostra linea, per cui non capisco il motivo per il quale voi non lo riconoscete. Perdonami, scusa, Roberto, però sì, io... Sì, però incombe la pubblicità... Io ho il comunicato stampa che conservatori riformisti, e questo lo mostro alla telecamera, ha fatto il giorno dopo della nomina della giunta, dove non mette in discussione l'assessore Sgaramella, non mette in discussione il nome né l'assessorato, ma mette una questione politica. Ho pone capito la questione politica. E qual è la questione non si politica? Non si è rispettato il documento sottoscritto a luglio 2015, dove c'era il rispetto di un equilibrio di tutta la maggioranza. E che c'entra col vincolo però di maggioranza? Il comunicato dice questo, non dice nulla che vada contro il consigliere Sgaramella che è stato indicato dal partito, e sull'operato sarà il sindaco a valutare, non certo il partito. E soprattutto diciamo i cittadini. Che, scusate, diciamo i cittadini devono, non è che deve essere il sindaco. No, sotto il profilo amministrativo, se un assessore, o no, se un assessore fa bene o fa male, è il sindaco che valuta, il cittadino lo valuta alla fine. Io devo andare in pubblicità, qual è il problema? No, io onestamente, anche oggi, non riesco a comprendere ancora qual è il motivo del dissentire. Perché se... Il problema è del giudice, l'abbiamo capito questo. Ed è un problema. Non è del giudice, perdonami, straniero. No, del giudice come persona, politico. è il sistema che ha portato a dire. A parte che ti posso ricordare una cosa? Sì. Se dobbiamo proprio. Allora, se avessimo dovuto seguire pedissequamente il documento di luglio, sì, abbiamo sbagliato il primo giorno. Perché nell'individuazione della Presidente del Consiglio noi avevamo indicato che serviva, adesso non per la Presidente, per carità di Dio, avevamo indicato che sia una persona che avesse avuto un'esperienza pregressa con ruoli amministrativi. Questo c'è scritto in documento. Vabbè. In realtà abbiamo allora facciamo una cosa, chiedo scusa, perché nel frattempo ci ha raggiunti finalmente anche Misciosha. E quindi lo troveremo in trasmissione subito dopo un'interruzione pubblicitaria di un minuto. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra trasmissione. Stiamo discutendo della situazione politica di Andria che si è venuta a creare dopo la nomina della giunta politica e le polemiche all'interno della maggioranza che hanno fatto seguito a tale nomina. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Benedetto Misciosha, consigliere comunale di noi con Salvini. Misciosha, hai ascoltato l'ultima parte del dibattito. Chiedo scusa, ma impegni di lavoro. Voi avete assunto una posizione diversa rispetto a quella di conservatori e riformisti, nel senso che voi restate organici alla maggioranza. Leali ma non fedeli. Comunque, organici alla maggioranza. Avete sollevato però, mi sembra, di che lo stesso problema politico. Cioè il problema politico sollevato è lo stesso, cioè il rispetto... Il mancato rispetto del documento 2015 e il fatto che sia stato dato, perché qui diciamo sembra un processo del giudice, che non è, no, qui si discute un metodo, no. Il fatto che sia stata assegnata a una lista con un solo consigliere comunale un assessorato, cosa che veniva esclusa in quel documento. Abbiamo spiegato, sì, tu ancora non c'eri, qual è la motivazione che dà il sindaco, cioè che nel momento in cui Andrea Possibile rinuncia all'assessorato, dice io ho torto collo, dovevo andare a scalare, certo, sono andato. Certo. Quale allora sarebbe la soluzione per rispettare per rispettare lo spirito o il dettato? No, la soluzione parte da questo dato che hai poc'anzi citato, cioè comunque i criteri erano quelli che erano stati predefiniti con quel documento, che poi sia subentrata questa nuova, diciamo, ipotesi che si è concretizzata con la rinuncia di Andrea Possibile, sì, è chiaro che ha determinato, come dire, delle rilazioni, ma sono, certo, legittime,
perché tra l'altro io voglio ricordare, al di là se una lista ha preso un voto in più rispetto a un altro, ci sono dei criteri che vanno comunque considerati. Non fosse altro che la stessa lista Noi con Salvini è una, l'unica insieme a Forza Italia a rappresentare un movimento politico a livello nazionale. Allora, il concetto è stato questo, cioè capire in effetti cosa è accaduto nel momento in cui si è voluto arrivare a questa soluzione di proporre un consigliere di una lista che in pratica non avrebbe dovuto, diciamo, avere un riconoscimento dal punto di vista assessorile. E quindi è su questo che si è concentrato la discussione, non sulle persone che vanno rispettate a prescindere, e ognuno avrà la possibilità di poter dimostrare quelle che sono le proprie capacità. E su quello, diciamo, noi non entriamo assolutamente nel merito. Considerare questo ritengo che sia, anzi riteniamo che sia fondamentale, perché a un certo punto è chiaro che si verificano delle situazioni contingenti che vanno a determinare dei disequilibri. E quindi questo è che dovevano spiegare Andrea Possibile per questa rinuncia. Perché comunque riteniamo che quando una lista rinuncia ad un assessorato, è chiaro che uno si pone il problema: come mai tutti vogliono fare gli assessori e nessuno poi... Ma è una questione, è come dire, una considerazione. Poi chiaramente voi avete tutte, diciamo, le opportunità per poter giustificare questo vostro comportamento. Ma ripeto, la cosa che mi preme evidenziare però è questo. Allora, sicuramente noi non siamo qui per stare a fare disquisizioni su quelle che possono essere poi, diciamo, le prospettive conclusive di questo processo. Io quello che voglio evidenziare... Non sono secondarie. Sono secondarie paragonate a quelle che poi sono, diciamo, le finalità con la quale noi siamo stati eletti, che è un'altra cosa importante, e del quale dobbiamo dare anche conto ai nostri elettori e alla nostra città. È chiaro che ognuno rappresenta dei cittadini, è chiaro che ognuno ha le proprie ambizioni, le proprie prospettive, però ecco, in questa logica io credo che dovremmo tutti quanti fare una sorta di riflessione e comprendere poi alla fine se questo percorso ci porta praticamente a concretizzare quelle che sono state anche, e lo dobbiamo dire, tutte le attività svolte dalla prima amministrazione Giorgino che si dovrebbero concretizzare e portare a termine in con questo secondo mandato, che ci tengo, perché è un lavoro che è stato fatto nonostante tutte le difficoltà economiche, eccetera. Chiedo scusa, mi scioscia, io però, diciamo, questa trasmissione la stiamo facendo per cercare di capire dove si va a parare, nel senso che, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, COR, almeno 3 consiglieri su 4 hanno sottoscritto un documento in cui dice non ci sentiamo più legati da alcun vincolo di maggioranza. Questo voi non lo dite, ma avete sollevato un problema politico. Nel momento in cui questo mette a repentaglio i numeri in consiglio comunale, insomma, rendono comunque una maggioranza molto risicata, creano delle problematiche, quindi diciamo non è un problema secondario, e questa trasmissione cerca di far capire ai cittadini quale può essere la soluzione per far rientrare malumori, non dandolo ad Andrea Nuova, quindi a una lista con un solo consigliere. A chi avrebbe dovuto darlo il sindaco, quell'assessorato? Questa era, ecco, era, doveva essere una discussione da mettere in campo in seno alla maggioranza. È chiaro che se poi si prende già e si dà per preordinato una situazione come quella che si è determinata con la rinuncia di Andrea Possibile, si aprono delle discussioni. È legittimo che si aprano delle discussioni. Allora, ma non ho fatto, diano una spiegazione. L'abbiamo già data, la ribadisco. Guardate,
Ci sono due focus diversi da cui analizziamo la situazione. Noi cerchiamo di avere quindi una visione di più largo respiro. Loro sono focalizzati sui numeri, sulle conseguenze. Io ancora continuo a non capire in che cosa l'agibilità politica di queste due forze venga compromessa dalla nostra scelta. Io la spiegazione ad oggi non l'ho avuta. La vorrei, non l'ho avuta. In che cosa la vostra agibilità politica è compromessa all'interno di questa amministrazione? No, vedo che ti rispondo. Devi dare una risposta, ma io non è che la devo dare. Se dai la risposta, posso, perché posso. Hai fatto quello per te? Avete prima. Fatto quello per non piacere, se non vi piace, non è colpa mia. Io ve l'ho dato. Se non vi piace, vorrei proprio sentire il primo dei non eletti dalla lista vostra. Vorrei proprio ascoltarlo. Guardate, questo modo di fare, perché poi dopo adesso posso dire una cosa. Allora, perché? Riportiamo la discussione su un livello un po' più alto. Sì. Noi l'abbiamo condivisa la scelta. L'abbiamo condivisa. Va bene. Detto questo, noi cerchiamo di avere una prospettiva più ampia, come cercavo di spiegare prima. Perché le tensioni che ricadono sul territorio, tra le varie liste civiche, come ricordava prima Benedetto, loro sono una forza politica nazionale, interregionale, perché poi il simbolo Nico Salvini è presente in alcune regioni, non in tutte. Vabbè, diciamo, nazionale, si chiama Lega Nord a livello nazionale. Appunto. In realtà si riverberano anche di quelle che sono le tensioni di quello che è oggi il centrodestra. Alla base della nostra scelta di allargare, cioè come dire, la platea di soggetti spendibili per questa coalizione anche in un prossimo futuro, c'è anche proprio la volontà di andare a riscrivere quelli che sono il patto con gli elettori del centrodestra, quindi quella che è l'offerta politica del centrodestra. A noi questo interessa. Ma quello, ed era questa la, ma scusi, quello bella, è discutibile, scusi Giuseppe, però quando tu hai questa idea vera, e io sono d'accordo, posso, per dire vogliamo costruire un percorso, posso, vero di un centrodestra, posso, rinnovato, che sia concreto anche nelle proposte, nell'approccio con le persone. Adesso lo spiego. Sul fatto che l'azione politica di Andrea Nuova sia coerente, noi siamo stati la forza politica che ha presentato l'interpellanza, ha spinto in commissione, faccio un esempio sulle unioni civili, portando un tema nuovo rispetto a quello che sono i confini storici dei valori del centrodestra. Cioè noi in questa idea ci crediamo veramente, l'abbiamo tradotta in azione politica concreta all'interno dell'amministrazione. Ripeto, in che cosa la vostra agibilità politica è compromessa? Cioè, a me lavorate, personalmente proponete, no, venite, figurati, non sarà certo la scelta dell'equilibrio di una persona a cambiare, scusa, la possibilità di dare un contributo. E ripeto, scusa, no, però posso concludere, sì, posso concludere. E la cosa che dispiace, è che anche oggi, abbiamo dato in questi mesi tutti quanti noi insieme, ma anche oggi lo stiamo confermando, diamo uno spettacolo peggiore, una rappresentazione di noi stessi, no, peggiore, no, di quelle che siamo in realtà. Una discussione, no, politica. Stai discutendo di una questione, credo civilmente, tu lo sai, perché noi ci siamo messi di fronte a discutere, non per litigare, perché il segnale che dobbiamo dare ai cittadini non è quello di litigare, ma di capire e comprendere le logiche, che è giusto che sia così. Le logiche, e te lo ripeto, il rispetto delle regole. Il rispetto delle regole, perché le regole si scrivono prima e si rispettano dopo, e non che si scrivano prima e si rispettano dopo. Le regole devono essere rispettate. Allora, chiedo scusa. Come anche non cambiare. Però, scusa, però posso concludere il discorso politico? No, altrimenti non ci troviamo. La sfida è quella che noi abbiamo di fronte, anche perché ne abbiamo le capacità e le possibilità, sia prese, come dire, singolarmente ognuno di noi, sia come capacità di creare squadre, di fare. Oddio, proprio diciamo, questa non credo che sia proprio. Sì, però non vi dovete interloquire ogni tanto, se no non ne usciamo più. Allora, concludi. Che li vorrei sfidare sul terreno dell'innovazione rispetto a quello che è. E loro hanno tutte le possibilità per farlo, che nessuno gli è stato. Lullo, nega questa possibilità. C'è un passaggio che a me interessa e che ritengo sia importante. Vedete, io quotidianamente mi trovo che magari faccio una critica politica su Chieppa e si complimenta come Grumo, e quindi sono un bravo giornalista per Grumo. Poi faccio una critica su Grumo, siccome non gli piace, da buon giornalista divento cattivo giornalista, diciamo è un filo che attraversiamo quotidianamente, diciamo, cui siamo abituati, non ci facciamo proprio caso. Il rapporto fiduciario tra un gruppo politico e il sindaco non, sì, è una cosa che può andare a giorni alterni. Certo. Allora, se viene meno il rapporto perché dice sono stati, non c'è più il rapporto fiduciario perché sono stati traditi gli impegni, eccetera, eccetera.
Non è che domani, siccome si cambia rotta, improvvisamente si ristabilisce. Cioè, se vi siete fatti le corna, vi siete fatti le corna. E voglio dire, si possono perdonare, ma le corna sono state fatte. Allora, è venuto meno il rapporto fiduciario con il sindaco o c'è soltanto una questione politica che può essere superata? Perché credo sia un passaggio importante chiarirlo. Allora, anche questa cosa qua è stata ben evidenziata nel comunicato che abbiamo fatto. Abbiamo detto che rimane in toto, totalmente, la fiducia nei confronti del sindaco e dell'amministrazione. Però valuteremo i provvedimenti volta per volta. Non sarebbe stato più logico, come dice, come ha detto Grumo, ma che a questo punto non ci fosse l'indicazione di un assessore da parte di Cor? Ma no, perché comunque Cor aveva sin da marzo indicato il nome di Pietro Sgaramella, su cui non si pone alcuna discussione, ma anche sull'assessorato. Noi poniamo, ripeto, forse sarò ripetitivo, però noi poniamo seriamente una questione politica, giustamente anche come ha detto Benedetto Miscioscia. Cioè, quando si stabiliscono delle regole, quelle regole bisogna rispettarle. E qualora quelle regole vengono infrante o non vengono rispettate, ci si siede intorno a un tavolo, si discute e si trova la soluzione. Questo, a mio avviso, ma penso anche l'avviso di altri gruppi politici, non è stato fatto. Assolutamente no. Noi potevamo sederci intorno a tavolo, ma lo possiamo ancora fare. E allora, non chiedo, abbiamo rotto rapporti con la maggioranza. La stessa cosa che ho chiesto a Miscioscia. Qual è la soluzione? La soluzione è quella oggi di sederci attorno a un tavolo. Togliamo il tavolo, ci incontriamo, facciamo una programmazione, mettiamo su una programmazione condivisa da tutte le forze politiche, programmazione sui contenuti, sulle azioni. Ma questo significherebbe mettere in discussione l'assessorato ad Andria Nuova? Noi non mettiamo in discussione assessorati. No, io voglio sapere se mettere in discussione quell'attribuzione è pregiudiziale o no. Roberto, noi dovevamo arrivare a quella soluzione con una condivisione di tutti i gruppi politici. Purtroppo quella soluzione si è arrivata soltanto con la condivisione di qualcuno e non di tutti. Quindi oggi ormai c'è e prendiamo atto che c'è. Però oggi dobbiamo trovare una visione più ampia e su una programmazione politica futura, perché condivido quello che dice Giuseppe Chieppa. I Cor, per esempio, hanno presentato al Consiglio Comunale il baratto amministrativo, dove oggi, anche in programmazione del bilancio, sul bilancio di previsione, non si vede un centesimo sul baratto amministrativo. Questo è sintomo. Qualcuno dice meno male. Meno male, ok, va bene. Però dico, quando un gruppo politico formula delle proposte, avanza delle proposte, perlomeno vanno discusse. E non che una proposta viene discussa, viene portata avanti e un'altra proposta non viene portata avanti. Allora, pari dignità politica e meno arroganza politica, perché da parte di qualcuno c'è l'arroganza politica e questo non va bene. Questo è sottoscritto. Allora, Grumo. Sono d'accordo con quello che dice Lullo, meno arroganza politica da parte di tutti quanti. Ecco perché, secondo me, è giusto non trasformare quello che è il Consiglio Comunale, visto il discorso del vincolo di maggioranza, che va e viene come il luogo, il patibolo per qualcuno, il luogo della lista dei conti. Non è questo il punto. Il punto, giustamente, come dicevi Francesco, come diceva anche Benedetto, costruiamo a questo punto delle sinergie per cercare appunto di trovare anche delle sintesi. Io penso che noi dobbiamo rispondere alla città per un mandato che ci è stato dato. C'è tanto da fare. Tutti e quattro noi, tutti bene, scambiamoci un segno di pace. Tutti e quattro noi. Abbi pazienza, Grumo, io voglio sapere, c'è una volontà di superare questa situazione di fibrillazione che avrà conseguenze in Consiglio Comunale? Perché, diciamo, il sindaco è la guida dell'amministrazione, ma non è che se non si muove il sindaco non si deve muovere nessuno. Possono essere le forze politiche ad assumere un'iniziativa autonoma per cercare di superare le motivazioni che hanno determinato queste fibrillazioni e poi sottoporle al sindaco dicendo: vedi, noi ci siamo incontrati al bar e non al cacchio del tavolo, no, ci siamo incontrati e abbiamo
Abbiamo pensato sta cosa. Ma guardi, cioè, penso che da parte, almeno da parte del... siccome Forza Italia è il partito di maggioranza, di maggioranza relativa, insomma. Ma io penso che per Forza Italia non ci sia nessun tipo di problema. Penso che la volontà appunto di trovare appunto una quadra su quello che anche è stato, non c'è alcun impedimento, insomma. Io penso invece che l'obiettivo di tutti sia proprio quello. Così come sono anche convinto che Cor abbia questa intenzione, perché così come ha sostenuto il sindaco Giorgino al momento delle elezioni, penso che anche oggi ancora condivida tanti provvedimenti che, ripeto, dicevo, tutti e quattro noi siamo stati consiglieri comunali nella scorsa, alcuni assessori, altri consiglieri comunali nella scorsa consigliatura. Molti dei provvedimenti messi in campo in passato sono ancora oggi in itinere, quindi non capisco perché ciò che era buono e abbiamo proposto in passato oggi debba essere poi valutato ad orologeria in base a quello che io condivido o meno. Quindi io penso che da parte di tutti ci siano i presupposti per portare avanti un'azione politica e amministrativa in coerenza rispetto al passato. È chiaro, se ci sono delle difficoltà prettamente politiche, cercheremo appunto sin da questo momento, ma anche noi, appunto, di mettere in campo delle azioni per cercare anche di individuare quelle difficoltà che portano magari a delle divergenze. Va bene. Di quanto stia pesando su questa vicenda il riposizionamento delle varie personalità politiche in vista di più prestigiosi traguardi elettorali, parleremo in un'altra trasmissione, così come sì, come nelle serie televisive che si dice nella prossima faremo. Grazie, grazie Gianluca Grumo, grazie a Giuseppe Chieppa, Francesco Lula, Benedetto Miscioscia per essere intervenuto a questa trasmissione. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta costituzione.